Ed ecco l'occorrente per creare le nostre farfalle di carta. E allora, cominciamo con un bel paio di forbici, poi una matita e un bulino. Se non avete il bulino, potete usare una penna a sfera che non funziona più. Una piccola molletta, una forcina per capelli a V, quelle che si usano per i toupé e che hanno quasi tutte le ragazze, un righello, della colla, questa o la vinilica andranno ugualmente bene, un pezzettino di cartoncino e un foglio di carta del colore in cui vorremmo creare la nostra farfalla. Iniziamo subito. Innanzitutto creiamo due striscioline, una 2x6 e una 2x7. E pieghiamole esattamente a metà. Su entrambe le estremità esterne, queste in pratica, non quelle dove sono unite, disegniamo una curva. Quindi le mettiamo così in doppio e ritagliamo. Voilà. Quello che avremo sarà questo, una più grande e una più piccola. Mettiamole da parte, prendiamo il foglio del colore che desideriamo e ricaviamo un foglietto che sia 6 cm per 10. A questo punto dividiamo il nostro bigliettino a metà in entrambe le lunghezze, qui. Adesso segniamo 1,5 cm sulla linea centrale da 6 cm, 1,5 cm sui primi 3 cm, qui, e 1,5 cm sui secondi 3 centimetri. Quindi ad 1,5 cm tracciamo una linea da 2 centimetri qui, 1 e 2, e un'altra linea da 2 centimetri qui. Quindi prendiamo 1 cm qui nella parte mediana finale da una parte e dall'altra, puntiamolo anche alla fine. E uniamo solamente queste linee, quindi questo e questo vanno via. Prendiamo le nostre sagomine e col bulino, poggiandoci su un qualcosa di morbido sotto, e presso. Dopo aver fatto questa cosa, assicuriamoci di pressare bene bene e poi ripassiamo anche sul taglietto da 2 centimetri che avevamo fatto al centro. Per capire se abbiamo pressato abbastanza, l'orma deve rimanere visibile anche dall'altra parte. Vedete, io ancora qui ho un po' da pressare. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte con quella più grande. Io ripasso anche sulla linea centrale in maniera meno veemente di come ho fatto sull'altra e piego. Taglio in mezzo fino a dove iniziano i 2 cm, così da una parte e dall'altra. Presso anche la perpendicolare alla linea precedente divido a metà, seguendo anche un po' l'orma di ciò che ho fatto prima. Tondeggio la parte esterna. A questo punto cambiamo
cancelliamo tutti i segni a matita. A questo punto, prima di proseguire col nostro lavoro, ci servirà una strisciolina proprio piccolissima da 3 mm di carta del colore della farfallina e mettiamola un attimino da parte. Adesso pressiamo le linee e marchiamole dalla parte da cui vengono fuori, quindi da questa parte abbiamo passato il bulino, giriamo la sagoma verso di noi dalla parte in cui il bulino non è passato e rinfranchiamo le pieghe che abbiamo dato a bulino. Questa, la prima, portiamola all'insù, mentre la piega interna spingiamola all'ingiù e facciamo congiungere insieme le due pieghe esterne, così, ok? Quindi è importante che tutto il perimetro qua attorno sia ben rinfrancato in modo che la carta pieghi bene, così, ok? Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi la piega in mezzo verso il basso, rinfranchiamo e pieghiamo bene tutto la sagomina centrale, piega verso l'alto, piega verso il basso, piega verso l'alto, piega verso il basso, piega verso l'alto, piega verso il basso, piega verso l'alto. Per pressare prendete una mollettina e pressate bene. È il momento di incollare la farfallina e con il bulino, con uno stuzzicadenti, quello che avete, sporcate solamente questa parte qua, quindi dal centro, dall'interno della piega, la piega interna, sporchiamo solamente questa parte qui, quindi da dopo il centro verso l'interno e semplicemente ripieghiamo e chiudiamo con la molletta finché la colla non avrà fatto presa. Fatto far presa la colla, sporchiamo un lembetto della carta che avevamo tagliato, eliminiamo la mollettina, appiccichiamo il lembetto attorno al centro della farfallina. Prendiamo una forcina e con la pinza schiacciamola leggermente, così, ok. Sporchiamo anche queste con la colla e poniamole qui al centro e avvolgiamo all'interno la carta, così, in modo che le antennine si fissino per bene. Sempre col bulino, nella parte inferiore appongo della colla e chiudo l'ultimo giro, elimino l'eccesso e con la solita mollettina tengo fermo il tutto, facendo attenzione che le antenne siano fissate bene al centro, così. Semplicemente con le dita curviamo all'insù leggermente le antennine. E voilà, la nostra farfallina è bella e pronta per adornare pacchi regalo, diventare un fermapunti, basta attaccare dietro una mollettina o adornare tutto quello che ci piacerà. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo.